Piazza del Popolo, a Ravenna 2013, fare i conti con l'ambiente, che è anche cultura, arte, manifestazioni, in questo caso live painting. Dissenso cognitivo ci illustra l'opera e il percorso qui in piazza di questi giorni. Sì, quest'opera si svolge su tre facciate, per cui durante i tre giorni della manifestazione si vedrà proprio l'andamento, si vedrà il progress dell'opera e quindi anche il pubblico potrà scoprire la narrazione, la storia che sto cercando di mettere in scena in questi tre step, in queste tre facciate. Poi potrà essere anche letta in maniera unica quando la tela verrà svolta e tenuta su uno stesso piano. Tematiche ovviamente ambientali, cioè vagamente o strettamente ambientali? Sì, la tematica che portiamo avanti con questo progetto di street art è molto legata all'ambiente, ma soprattutto a un ambiente che, a partire dagli errori, diciamo, che l'uomo sta facendo in modo, diciamo, sull'inquinamento e sulla modificazione, come sarà un ambiente in un futuro molto lontano in cui gli organismi, ma anche le forme stesse minerali e organiche potrebbero giungere a un compromesso e a un'evoluzione e a un adattamento che non sarà più riguardante le forme che conosciamo, ma ne creerà di nuove e magari potrebbe non piacerci questo futuro se continuiamo così. Questa cosa che tu racconti mi ricorda un pittore che conosco che si chiama Zanni, che descrive e dipinge un po' questo compromesso tra mondo minerale e ambiente, con, insomma, quadri onirici un po' particolari, insomma, sul surrealismo andante. Ecco, a parte questo, di senso cognitivo è street art, giusto? Ci raccontavi? Sì, street art, diciamo, ancora ci muoviamo su dimensioni medie, non andiamo su larghe scale o monumentali facciate per adattarci, diciamo, mano a mano al modo anche di lavorare. Su grandi superfici bisogna cambiare il proprio modo di disegnare e approcciarsi su queste grandi superfici, per cui preferiamo un approccio più graduale, ecco, però promettiamo grandi novità. Vi seguiremo, vi filmeremo. Bene. Grazie, ciao.